oppure si poteva pungere un po' di più? No, io credo in casa di questa Juventus più di quello che abbiamo fatto noi è difficile farlo. Si guarda il possesso palla, venire qui soprattutto in un momento per assurdo in cui ero più tranquillo, perché la Juventus, a parte quella palla lunga su Masi, non so nemmeno se è un contropiede, una grande giocata di Pirlo, lì siamo stati un po' leggeri e poi comunque Morgan era un anticipo, insomma, a parte quell'occasione noi stavamo comandando il gioco, aspettando l'episodio che ci poteva così dare la vittoria, la gioia. Mi dava la sensazione che la Juventus non avrebbe più fatto niente, invece il calcio è questo, abbiamo fatto una mezza ingenuità a centrocampo, alla fine è venuto questo angolo, sapevo che l'unico modo probabilmente per farci gol, la Juventus sugli angoli sono forti, sono dei grandi saltatori, poteva essere questo, è andata così, peccato, ma abbiamo fatto una grande gara. E anche per quella sensazione che la Juve non potesse fare più nulla, che non ha messo prima Insigne? No, né Insigne l'ho messo quando poi non ho, poi abbiamo fatto il gol, abbiamo preso il gol nel momento in cui c'erano 8 minuti, per assurdo ho sperato la palla di Pandeve per Insigne, forse stava corta, mancavano 3 minuti, in certi casi noi non si molla mai, io ho sperato anche di recuperare la partita, poi si vede che quando è scritto l'episodio del gran gol di appena entrato così trovato uno poi fanno subito il secondo in casa loro, insomma non ho rimpianti di nulla, perché non dovevo levare nessuno, perché la squadra stava giocando bene, anzi dopo i primi minuti di assestamento abbiamo concesso una mezza situazione a Giovinco, poi non mi ricordo di